Questo è un parassita e, come tutti i gruppi degli anni 90, spera in un comeback. Ma cos'è l'Echinococcus multilocularis, noto anche come tenia della volpe? Come il nome, anche la sua vita è complicata. Una volta adulto, rilascia qui le uova, che vengono espulse così e si disperdono nell'ambiente. Da qui le uova infettano i roditori e si sviluppano qui, fino a quando il roditore non viene a sua volta mangiato da questi animali. E le uova non si schiudono e diventano adulte qui. E voilà, il ciclo è concluso. Questo parassita può colpire anche gli umani attraverso il contatto con animali infetti o il consumo di alimenti o acqua contaminati. Si moltiplica senza sintomi nel fegato, nei polmoni o nel cervello per diversi anni, fino a compromettere in modo permanente il loro funzionamento. Si tratta di un problema cruciale per la salute della popolazione svizzera e l'USAF ha sviluppato un metodo standardizzato per identificare le uova di questi parassiti negli alimenti. Un ottimo lavoro! Ora ne sai di più, ma non è tutto. Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet.